Buongiorno. È presto, è molto presto, sono le 4:30 di mattina e abbiamo deciso di sfruttare quest'ultimo weekend di ottobre per fare un piccolo viaggetto, approfittando del bel tempo che ci regala questo autunno. Ed ora, caffettino veloce, ci prepariamo, ci vestiamo e direzione Brindisi, ci imbarcheremo questa sera per Valona. Si parte! Dopo un noioso trasferimento autostradale di 900 km arriviamo a Brindisi e ne approfittiamo per un velocissimo giro del centro storico, visitando, naturalmente solo dall'esterno, la cattedrale di San Giovanni Battista. Raggiungiamo il lungomare e wow, di fronte a noi riusciamo a vedere il monumento civile al Marinaio d'Italia. Dopo una lunghissima attesa al terminal, dal momento che la nave è in ritardo di 3 ore, finalmente imbarchiamo direzione Valona! Il programma di oggi è attraversare l'Albania da sud a nord per arrivare finalmente a Kotor in Montenegro. Una volta sbarcati e superati velocissimamente i controlli, ci lasciamo alle spalle la zona del porto. In Albania la stragrande maggioranza delle compagnie assicurative non ha la copertura RC. Noi diciamo che l'abbiamo stipulata preventivamente online giorni prima dall'Italia con la compagnia Seagull, evitandoci così noiosissimi sbattimenti di prima mattina, vista la notte insonne passata in un'improbabile cuccetta del traghetto. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tear it. Visti pochissimi giorni a disposizione e la lunga distanza da percorrere, la tabella di marcia, piuttosto serrata, ci impone di attraversare velocissimamente l'Albania. Oh, i distributori di benzina sicuramente non mancano, eh? Non rischierete sicuramente di rimanere a secco. Benzinaio? Benzinaio. Ho detto benzinaio? Benzinaio. Ah certo, benzinaio. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. Avvicinandoci al confine con il Montenegro, superata Scutari, giriamo attorno a questa enorme statua commemorativa di bronzo che veglia sulla città dal 1984. È stata costruita per celebrare il sacrificio di 5 partigiani dal villaggio di Vig che persero la vita nell'agosto del 44 combattendo contro le bande collaborazioniste dei nazisti.
Sempre più vicini al Montenegro, finalmente il paesaggio cambia. Abbandoniamo le strade principali piene di camion, vecchie Mercedes e strani motorini per ritrovarci immersi nella natura. In Montenegro si respira sicuramente un'aria differente. La strada sembra correre molto più lentamente ed attorno a noi i colori autunnali pum, esplodono. Questo è quello che finalmente stavamo aspettando. Siamo motociclisti diretti a Kotor. Vuoi non passare per la famosa e tanto consigliata serpentina che sovrasta il fiordo? Ogni tornante ci regala uno spettacolo mozzafiato. Guardando lo strapiombo sotto di noi vediamo una natura incontaminata e la strada è davvero stretta, ma direi che ne è valsa sicuramente la pena. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Scendendo dal monte Lovchen e affrontando le ultime curve ci rendiamo conto che, beh, anche dal basso il panorama ci lascia davvero senza parole. Il colore che assume il fiordo al tramonto ci riempie gli occhi e lo spirito. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Super approvato direi l'hotel splendido di nome e di fatto. Sbam!
l'imponente nave da crociera dell'MSC ci dà la buonanotte. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna... A malincuore lasciamo Kotor in direzione Bosnia e le sensazioni regalateci ieri dal Montenegro oggi vengono amplificate. Su questo asfalto perfetto, mai noioso e pieno di curve, anche Teresa, la nostra moto, sembra divertirsi davvero tanto. Una volta entrati in Bosnia ci rendiamo conto che il paesaggio circostante è sicuramente sempre più verdeggiante, ma gli edifici appaiono tetri e squadrati. I tanti cimiteri e le lapidi a bordo strada ci ricordano i periodi bui che questo popolo ha affrontato negli anni 90. Le montagne bosniache offrono comunque profili più tenui rispetto a quelle montenegrine. Siamo a Mostar, una delle città più tristemente note per i violenti bombardamenti avvenuti a seguito della dichiarazione di indipendenza della Bosnia-Erzegovina nei primi anni 90. Lo Stari Most, il più famoso ponte in pietra della città, venne distrutto dall'artiglieria croato-bosniaca in quanto punto di incontro simbolico tra la zona cristiana e quella musulmana della città. Fortunatamente nei primi anni 2000, a seguito di un'accurata ricostruzione, lo Stari Most è divenuto il simbolo di riconciliazione tra le due comunità. Come si sa, la storia fa venire fame. Ci siamo proprio meritati un abbondante e ottimo piatto di cevapcici, formaggio e cipolla cruda che, tra parentesi, ci accompagnerà per l'intera giornata. Oh, la cipolla intendo, eh! Però è tiranno e la strada per Zara è davvero ancora tanto lunga. Lasciamo quindi la Bosnia per entrare in Croazia ed il paesaggio cambia ancora una volta. Le montagne croate sembrano infinite colline punteggiate da piccoli agglomerati di case immersi in una vegetazione di un verde spento. I colori dell'autunno si fanno sentire anche qui.
Usciamo dall'autostrada accolti da un tramonto indescrivibile per percorrere gli ultimi 15 km che ci separano da Zara. Ci siamo fatti completamente rapire da quel bellissimo tramonto da dimenticarci che volevamo fare la foto di rito al calare del sole all'organo del mare. Corriamo velocissimamente quindi verso il porto per riuscire a goderci in rigoroso silenzio le fantastiche note create dalle onde del mare che si incanalano sotto una scalinata di marmo. La sera facciamo un rapido giro in centro e ci fermiamo in un piccolo ristorantino a mangiare fritto misto e cozze. L'ultimo giorno di viaggio ci aspettano ancora tanti chilometri in moto e decidiamo di risalire la Croazia lungo la Jadranska Magistrala. Qui si aprono numerosi punti panoramici sul mare Adriatico, dove poter ammirare un cielo terso e un'acqua strepitosa. Ci prendiamo un momento per scendere dalla moto e goderci la pace di questo posto. Attorno a noi solo il profumo del mare e il rumore dei gabbiani. Solo qualche macchina di passaggio disturba il nostro silenzio. Dimentichiamo di guardare il navigatore, ci scordiamo quasi di parlarci negli interfono, completamente rapiti da curve semplicemente perfette. Un asfalto che, farebbe concorrenza ad una pista di MotoGP e un paesaggio che lascia davvero senza parole. Facciamo pochi chilometri di Slovenia ed è già ora di pranzo. Ci fermiamo in una birreria sul confine e decidiamo di assaggiare una leggerissima Lubianska. Alla faccia! Questa è stata l'ultima tappa prima del noiosissimo rientro autostradale verso casa. La vacanza purtroppo è finita. Vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video su Due Ruote. Ciao!